Salve a tutti, qui siamo ritornati con Premium Nova e oggi vorrei iniziare una serie con il Brescia dove tenterò di scalare la Serie B e arrivare direttamente nella Serie A del calcio che conta. Ma prima facciamoci il nostro signorino, andiamo a scegliercelo pian pianino e lo chiamerò. Sa proprio che lo chiamerò il signor Canigatti. Mettiamoci in Italia, nome già messo, gatti e cani, o cani gatti. La società Brescia sul futuro del tecnico Cani, la riprende Cani, signori, come nuovo direttore sportivo del Brescia. Vediamo se un po' di notizie, niente di che, la Juventus acquista Bonucci. Ah! Dopo la prima stagione vedrete, signori, che altro che Bonucci. Match up Ronaldo, Messi, Dybala, tutti in una stagione, in una finestra di mercato. Qui abbiamo l'invito per il torneo del precampionato e andremo a prendere quello più, diciamo, con più schei alla fine, 2,5 milioni, che potrebbe aiutarci per il nostro mercatino. Vediamo se un po' il menu, perché io non gioco modalità allenatore da FIFA 16, quindi è abbastanza nuovo per me. L'hub mercato praticamente sono tutti i giocatori quali sono interessati, dove riceviamo le offerte. Classifica, quella del campionato schifoso, siamo contro Venue che non so dove sia, Mallorca e Clement Fort. E niente, la rosa è quella che è. Trasferimenti sono i giocatori che vengono dati dallo scout, dirigenza Brescia, va bene. Importanti informazioni sul mercato, dirigenza, aspettative che andremo a vedere subito. Allora, crescita giovani dovrei farcela perché abbiamo Tonali che è il prossimo a Pirlo. Successo continentale, dubito quest'anno, in patria, finanza, fama del brand. Tutto abbastanza fattibile tranne il successo continentale che mi sembra un po' esagerato. E questi sono i giocatori proposti da D. Ferrari. Interessante, vedo solo Stulac, magari da farci un pensierino più tardi. E niente, basta. Adesso andiamo a farci un altro giretto. Finanze, carriera. Andiamo a vederci un po'. Un po' la rosa, insomma, vediamo con cosa lavoriamo. Abbiamo Old, Torre Grossa e Donnarumma. No, Donnarumma, che non so come faccia ad essere in Serie B a 75, ha più gol fatti che presenze finora quest'anno. E Tonali, che è forte, quindi alla fine ho fatto fuori questa bella formazione qui. Abbastanza indeciso se scegliere Morosini o Tremolada, ma proviamo con Tremolada e se fa il bravo lo teniamo, altrimenti sembra il buon Moro da buttare dentro. Quindi la formazione è questa, un 4-1-2-1-2, con rombo a centrocampo, due attaccanti, Alfonso in porta, dovrebbe essere una bella formazione. Sicuramente con molte, molte, molte aspettative in Serie B. Adesso incuriosito, vorrei andare a vedermi quanti schei potrebbero darci per questa stagione, 7 milioni e mezzo. Che non sono esperto di Serie B, ma dovrebbe essere un buon bottino. Regoliamo un po' così abbiamo un po' di soldi per gli stipendi. E intanto andiamo a vedere chi potrebbe interessarsi. A me servirebbe un centrocampista, infatti Leo Stulac mi ispirerebbe, è giovane, 23 anni, gioca in Serie A, quindi ha un po' di esperienza. Ma non saprei proprio chi prendermi. Vorrei prendermi un centrocampista. Un centrocampista che magari giochi in massima serie. Quindi a vedere nella Serie A. E sì, è stato trasferimento. Mettiamo qualsiasi. E qua ci vengono fuori tutti, insomma, tutte le scelte che potrebbero ricadere, insomma. Benassi, madonna, non mi ispirerebbe Benassi, madonna.
Poi Boateng 14 milioni, guardami, non so da dove l'abbiano tirato fuori. Capezzi mi interessa, poi che potrebbe interessarmi? Gemayli che, oddio, è vecchio però costa poco esperienza e potrebbe anche essere capitano della squadra. Mazzitelli, Poli, Rigoni. Ma niente di che. Invece andiamo a vedere che si sono qualche svincolato. Quello che non ho idea di chi cazzo sia, è tutte facce scure. Però, boh, andiamo a vedere anche un altro campionato, tipo la Liga. Se c'è qualche svincolato forte, boh, mi sembra che il nome sia uguale, quindi. No. No, 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 niente. Vediamo se c'è qualcuno sul mercato interessante, anche se dubito perché il campionato, cioè siamo ancora in prestagione, dubito che abbiano già messo giocatori in vendita il primo giorno della sessione. Però Simone Pontis, mai sentito. Vabbè, fatto sta che avanziamo, dai, a sto punto andiamo a farci la prossima prima partita di questo pre-season. Adesso tutte le partite le simulerò. In proprio stile allenatore, io sarò solo responsabile dei soldi, della squadra, insomma, lascerò giocare al computer. Adesso la prima partita contro il Mallorca, che se non sbaglio, poi stagioni fa era in la Liga. E iniziamo la partita. Siamo ventesimo, ancora niente. Qualcuno si è spaccato, non dei nostri, molto bene. Donnarumma! Torregrossa! 2-0 per il magico Brescia di cani e gatti che sta per asfaltare il Mallorca. E triplice fischio finale, attenzione, il Brescia batte il Mallorca e va vola in vetta della classifica del girone con 3 punti. Adesso cosa posso fare? Avanziamo un'altra volta? Perché no? Oppure, statistiche giocatori, qua non mi dice niente. Qua è solo del campionato. Vabbè, qua non so, voglio di scegliere. Però possiamo assumere un osservatore. 4 milioni! Oh mamma, mi sento male. Andiamo low cost col greco, va. Con Nikos Lambros, che non si va a costare molto. E lo spediamo in. Boh, è greco, lo spediamo in Grecia. Magari ci scova fuori il nuovo Socrates, o il nuovo Papastatopoulos, o il nuovo Christodoulopoulos. Abbiamo una posta e sì, il nostro osservatore che è andato in caccia di giocatori. Simuliamo per la nostra seconda partita. Adesso questo episodio qua abbiamo iniziato e tutto il pre-season eccetera, quindi faremo solo due partite e nei prossimi episodi magari ne faremo proprio di due. Siamo contro il Clermont. Inizia questa partita esattamente la formazione che abbiamo messo in campo nella nostra vittoria contro il Mallorca. Non è cambiato nulla e sì, insomma, saprei come commentare questa partita. Non ci sono giocatori, un cartellino giallo e basta. E basta. Quindi sì, 0-0. Ottantesimo, sembra che destino sia che finisca così. Ma è così, triplice fischio. Due partite, 4 punti imbattuti, quindi ci va bene così. Siamo ancora in testa alla classifica del campionato, quindi campionato della prestagione. Quindi, signore e signori, adesso basta. Ci becchiamo al prossimo episodio. Se vi è piaciuto, spolliciate, iscrivetevi. Ho 33 iscritti, me ne servono di più. E ciao.